Quali iniziative come studenti state prendendo per questa guerra che c'è attualmente tra Ucraina e Russia? Sì, buongiorno a tutti, sono Alfio Calabrese, nonché rappresentante d'istituto del Liceo Fratelli Testa di Nicosia. Avevamo pensato, un po' come le altre scuole d'Italia, di praticamente fare un corteo di solidarietà per il popolo oppresso, quindi in questo caso il popolo ucraino. E sicuramente questo sarebbe sfociato in una manifestazione a Nicosia, cosa che riteniamo sia abbastanza lodevole e degna di adesione unanime, ma al contempo non rasenta in alcun modo alcun tipo di riscontro pragmatico da nessun punto di vista, poiché la manifestazione, per quanto bella sia, purtroppo è fine a se stessa. Pertanto, in sede di assemblea svoltasi lunedì 28 febbraio, se non vado errato, assemblea d'istituto, con gli studenti abbiamo concordato una modalità di manifestazione di dissenso e di rivendicazione della pace differente, ossia riteniamo sia opportuno chiudere il rubinetto del gas alla Russia. In che modo? In modo simbolico, venerdì 11 marzo staccheremo i riscaldamenti in tutta la scuola, diciamo con una sorta di comprensione anche da parte del personale ATA, del dirigente e del corpo docenti tutto, e intenderemo staccare i riscaldamenti e quindi fare le lezioni regolarmente al freddo, per dare un segnale concreto di vicinanza anzitutto al popolo ucraino, che in questo momento purtroppo si trova ad occupare metropolitane, si trova ad occupare spazi esterni al freddo. Difatti i beni di prima necessità richiesti sono prevalentemente coperte, sacchi a pelo e via discorrendo. E in altro modo chiuderemo il rubinetto del gas alla Russia, nel senso che noi, l'Italia, è ad appannaggio, che un appannaggio che corrisponde, se non vado errato, al 40% dalla Gazprom, un'azienda, la più grossa azienda produttrice ed esportatrice di gas in Europa, che parte dalla Russia per l'appunto, e questo sarebbe un segnale concreto a nostro avviso. Avremmo un riscontro pragmatico e oltretutto questa manifestazione avrebbe una duplice funzione, ossia la funzione di mandare un messaggio concreto anche al Ministero della Transizione Ecologica, perché il nostro invito deve essere accolto come una volontà da parte degli studenti e da parte degli italiani tutti di ricorrere ad energie di stampo rinnovabile, e quindi evitare di parlare di riapertura di centrali a carbone e quant'altro. Cerchiamo di sfruttare praticamente le risorse rinnovabili di cui disponiamo. Di certo non ci mancano né sole né vento e via discorrendo. Altri licei, come ad esempio, altri istituti come il Giovanni Falcone di Barra Franca, che colgo l'occasione per ringraziare, stanno aderendo all'iniziativa, e la provincia di Enna ha già conosciuto l'iniziativa partita proprio da qui, dal Liceo Fratelli Testa di Nicosia, e nella genuina speranza che quanti più di voi possano praticamente accogliere il nostro appello. Cittadini, scuole, associazioni, enti di qualsivoglia tipo, noi siamo qui per ogni tipo di informazione che voi possiate chiederci. Grazie. Dirigente, lei ha aderito a questa azione degli studenti? Da parte degli studenti, a seguito della loro assemblea d'istituto che hanno fatto il 28 febbraio, è pervenuta una istanza alla direzione per dare un segnale, qualche volta un segnale, un piccolo momento di riflessione può essere ancora più utile di quelle che possono essere tutta una serie di gesti che sono anche solo fine a loro stessi. E allora anche ridurre solo per un giorno il consumo di energia, gas e corrente elettrica e dare anche un segnale ulteriore di abbassare anche da qui al fine utilizzo del riscaldamento nel nostro territorio fino al 15 aprile, quindi di abbassare di almeno un grado la temperatura nell'istituzione scolastica, vuole essere un segnale che vogliamo dare al territorio e a chi ci segue dei giovani studenti. È un'attività questa che vuole essere di affiancamento alla sensibilità che gli studenti stanno dimostrando al momento. Si sono sempre distinti da diversi anni a questa parte per quella che è un affiancamento e una riflessione che hanno fatto alle tematiche che periodicamente vengono loro proposte anche dalla quotidianità o dagli eventi che magari si sovrappongono ai nostri intendimenti, e da sempre, di concerto con loro e anche con le associazioni del territorio, quale l'MDT rappresentata oggi dal dottore Fabio Bruno, con loro collaboriamo da sempre affinché i nostri ragazzi maturino sempre di più una loro coscienza, una loro capacità di riflessione, una loro capacità di analisi critica degli eventi e dei fatti che si manifestano nel nostro territorio e nei territori che ci circondano, in modo tale che possano essere i cittadini che domani ci rappresentino e i cittadini che domani ci guidano verso modi e modalità di vivere assieme come collettività,
sicuramente migliori di quelle che stiamo vivendo oggi. Allora, non è la prima volta che MDT si avvicina al mondo della scuola e ha una sinergia appunto, soprattutto anche con il liceo Fratelli Testa. Sì, è chiaro che sono loro i governanti del futuro, coloro che dovranno risolvere tutte queste problematiche che stiamo creando alle nostre generazioni. Quindi il Movimento per la Difesa dei Territori è sempre stato vicino a qualsiasi iniziativa, soprattutto a queste iniziative che hanno un grande fondamento morale e possono lanciare un segnale importante, come ha già detto Alfio, nei confronti anche del governo. A me infatti preme sottolineare l'importanza dal punto di vista ambientalistico di questa iniziativa. L'ha già detto Alfio, in questo momento in cui si parla di riattivare le centrali a carbone, di continuare a trivellare, estrarre molto più gas e petrolio per essere indipendenti, ma poi di quanto? Quando invece il governo dovrebbe iniziare a pensare veramente ad aiutare tutte le scuole a riconvertirsi energeticamente e quindi chiudere i rubinetti del gas, che sono sicuramente una fonte di energia meno inquinante del petrolio, però in ogni caso il metano è un gas clima alterante con un potere di effetto serra 80 volte maggiore della CO2. Quindi in ogni caso la transizione ecologica tramite il metano non è proprio una transizione green, è finta green. Noi siamo stati qua coinvolti quest'altra volta e sicuramente daremo il nostro supporto logistico, cercheremo di condividere questa iniziativa il più largamente possibile e sicuramente con il vostro aiuto di tutti, perché invitiamo a partecipare tutti quanti l'11 marzo a questa iniziativa, abbassando o staccando completamente i termosifoni per un giorno, sicuramente potremmo dare un segnale a livello nazionale importante, tangibile, che ha tutti questi riscontri di cui Alfio ha già parlato.